conosciuto l'avvocato un anno fa e lo rincontra ora. Ah! È sbalorda? Perché non può credere che è sempre la stessa persona? Vera! Mutazione! Ma sì, perché avvocato fino a anno fa era uomo serio e uomo lavoratore! Meeting, briefing, business, pecunia, soldi! Sì! Avvocato era tutto soldi e famiglia. Ma adesso! Paranagura fucking tindai! Da quando è entrata in sua testa frenesia di scopa con figliastra Cliz, lui pensa sempre solo scopa e non pensa ad altro. Non più lavora, non più sta con la sua famiglia, lui solo sempre urla. Ah! Ma perché urla? Ma cosa urla, signor avvocato? Tu glielo chiedi, avvocato ti risponde che non lo sa, non lo sa perché urla tutto il giorno. E così tutti lo prendono in giro. Tutti dice, avvocato pensa sempre solo scopa. E tutti imita il suo cattivo esempio. Oh my God! Spirito! Oh, spirito mio! Abbi pietà di avvocato! No, sfiga su Sofronia mia! No, sfiga su Cleandro Buono! No, sfiga su di me! No, perché io sono buona e io non c'entro niente! Ma dai, spirito mio, manda via questo brutto vento che Nicomaco ha respirato come veleno! O forse lui ha avuto maledizione e io non capisco che fattura è! E aria! E questa brutta aria che tira, velenosa! Che puzza, Maika! Spirito, mandala via questa brutta aria che puzza! O tutta casetta nostra fa glu 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 e tutti noi caput! Si fa una brutta fine. Altro che carnevale! Spirito! Ecco l'acqua che arriva! Blu, blu, blu. Cosa c'è? Donde giunge questa voce? Ma cosa dici? Girati, voltati, sono qua! Oh, dottor Nicomaco! Siete spacciato caput! Caput! Anche Dorietta caput! Come caput? Tutti quanti caput! Cosa è successo? Avanti! Dorietta, preguaria! Dimmi cosa è successo, ti stacco la testa! Oh, dottore, iatura voi! Iatura te, strega! Aiutami che sto per svenire! Svengo, dottore! Storia! Pirro! Pirro, sì, così Pirro dato anellino a Clizia e poi uscito a comprare vestito di sposo. Clizia ha preso anellino, ha guardato anellino e... Ah! Una furia! Ha lanciato via anello e ha preso... Lungo coltello! Sì, Sofronia, Cleandro, io la volevamo fermare, ma è impossibile! Mi insegue tutti gridando! Io glielo voglio fettare come un salame! Fettine, sottili! Porca vacca, così all'improvviso! Ehi, impazzita! Giura che zac, salsiccetta di chi andrà a letto con lei! Mi vuole virare! Beh, vostro salsiccetta, cosa c'entra? Mi sono confuso, volevi virare Pirro! Sì, ma ce l'ha anche con voi, perché dice tutta colpa vostra! Che rogna! Doria, torna a casa, convinci la ragazza a lasciar perdere coltelli e quant'altro! Ti intesterò un attico superattico. Ma... Ti farò eleggere alle prossime lezioni amministrative, intanto tieni questo!
Aiutami, prendi tu a cuore questa faccenda, Dorietta. Doria, ti prego! Ah, se no, ma tiene, io vado. Ah, certo, certo. Sorteggio, sorteggio, eh? Sorteggio, Doria! Doria, chiama Clizia, Pirro e Eustachio, porta qui Tarocchi, chiama anche Mirrina e Cleandro, faranno la testimoni. Chi vince, vince! Si perde a bozza. Da come pensiamo queste cose, ho capito che dobbiamo cambiare rotta e tenere ben fermo il timone. Suffragio, ma è vero questa storia della rinfa? Resta qui e vedrai. Miei cari, Sofronio e io siamo arrivati a un accordo. Lo sposo di Crizia sarà estratto a sorte fra Pirro ed Eustachio. Mamma, è un'idiozia! Amore, so quel che faccio. Cleandro e Mirrina, voi farete da testimoni oculari. Mio Dio, sarò tutto occhi e orecchi. Bene, così terrai a freno la lingua. Crizia, dov'è Crizia? Crizia dispiace, ma non può venire ora perché è in vasca da bagno, tutta nuda e tutta bagnata. Ah! Eustachio, please, Clint ti prega di penetrare nella sua camera da letto e ungerla tutta di oli profumati. Scusate, ma il dovere mi chiama. Non andare a muoverti di qui. Non importa, cominciamo senza di lei. Dottore, ma se ci va di sfiga? Sei tranquillo, sono un maestro nei brogli. Allora sono tranquillo. And now, Vasum e Tarocco. Dai qua il mazzo di tarocchi. Allora, da questo mazzo io estrarrò 4 carte. Le prime 2 carte, allora, per Pirro, l'innamorato, per Eustachio, l'impiccato. Queste 2 andranno nel primo bussolotto, nel secondo bussolotto andranno per Clizia, la papessa, e per la scheda nulla, il diavolo. Chi si accoppierà con la papessa sposerà Clizia, chi si accoppierà col diavolo sposerà il diavolo. Sei pronto a bruciarti le chiappette, caro? E tu sei pronto a schiacciarti quel brufolo secco che hai tra le cosce? Mettiti un tappo, Eustachio. Ma mettete un tappo a lui! A lui, che ha gli spifferi dappertutto! Basta voi due! Doria, a te. Are you ready? Spiritos de oltre tombas, affidarse alla suerte significa affidarse a Vobis. Vegliate su questo rituale! E che vostro verdetto sia messo giusto, no, dia motivo scandalo, e no, macchi mia purezza di vergine. A parte quest'ultima affermazione discutibile, spiriti, ascoltate l'invocazione! Spiriti, voi sapete, no, chi è nel giusto? Oppure no. Stai tranquilla che lo sanno. E sanno anche che tu mi hai costretto a questo sorteggio invece di accettare tranquillamente che Clizia me la desse. Ma vuoi dire la parola? Vuol dire che la desse a Pirro per darla a me. No! Uffa, Sofronia, mi distrai. Ma portala, no, volevo dire che la desse a me lo spirito per darla a Pirro. Avanti, procediamo con il sorteggio. Rieneva plus. And now the ritual. Strong, strong, rada, tambora, bore, rada, tam. Strong, strong, rada, tambora, bore, rada, tam. Strong, strong, rada, tambora, bore, rada, tam. Strong, strong, rada, tambora. Pirul incapirulava, canta culo, si sedeva, canta gambi, camminava, pirul incomal faceva, pirul. Fisica, Monica, la rana, la riga, di che? No, vai, fisica, Monica, la rana.